Amici, appuntamento number 8, numero 8, rock and roll. Abbiamo un rullante di nuovo della serie Custom in legno, fusto in legno di, composto da 10 strati di acero americano. Le dimensioni sono 14 pollici per 6,5, quindi è un bel pentolone importante. Abbiamo due cerchi diecast sia sopra che sotto, e a mio avviso è una scelta vincente, perché per rullanti così grossi hai un controllo di accordatura e una leggera stoppatura che non fa male al suono del rullante. Rullante molto indicato per l'hardcore, se suonassi ancora in negazione probabilmente userei un rullante di questo tipo, e indicato anche molto in situazioni però funk, fusion, un rullante... Se accordato in alto, molto secco e potente. Il suono è più o meno questo. Più grintose, tipo l'hardcore, in situazioni che aggressive lui risponde bene e frusta il giusto, per usare un termine tecnico. Anche in questo caso, se necessitate di una gestione della cordiera un po' più accurata e delicata, risponde molto bene. Che dobbiate suonare forte e con, diciamo, una velocità media, sia che dobbiate suonare piano e con colpi più ravvicinati, per cui rulli più stretti, rullante risponde molto bene. Il fatto di avere il diecast anche in situazioni un ring forte, lui ce l'ha, rullante per tutte le occasioni, è molto giovane.